Ciao a tutti, io sono Lorenzo. Oggi farò il salame al cioccolato perché mi piace tanto sia il salame che il cioccolato, ovviamente. Questo qui è la ricetta della nonna Ada, della mia nonna, che si chiama ovviamente Ada, come ho detto. Gli ingredienti sono 250 grammi di burro morbido. Ovviamente bisogna tirarlo fuori dal frigo almeno mezz'ora prima, massimo mezz'ora prima, perché se no non è duro. Poi dopo 500 grammi di zucchero, 4 uova intere, più un tuorlo d'uovo, 125 grammi di cacao amaro, un bicchierino di cognac o caffè o orzo. Noi usiamo il liquore di mele della mia nonna, che è sempre che si chiama Ada, che sa anche un po' di mandorla. E poi dopo 500 grammi di biscotti secchi. Noi li schiacciati. Noi come li facciamo a schiacciare? Li mettiamo in un sacchetto. Facciamo così. Adesso che vi ho spiegato gli ingredienti, iniziamo con la preparazione. È già qua il burro, che è il primo ingrediente. Il secondo è il zucchero, lo cacio dentro. Poi chiudiamo. Adesso ci aggiungiamo le uova. E il tuorlo d'uovo senza albume. Mescoliamo bene finché non ci sono più grumi. Poi, pronto questo, ci aggiungiamo il cacao. Adesso che c'è tutto il cacao, mescoliamo per unire gli ingredienti. Mescolate bene, schiacciate tutti i grumi, mi raccomando, se no dopo non viene bene. Poi ci aggiungiamo il liquore di mele o il cognac o il caffè o qualcosa, o l'olio, mescoliamo, vero? e mescoliamo. Diventano più morbidi, così.
mescoliamo. Adesso che è mescolato bene, iniziamo a metterci piano piano il biscotto. Adesso mescoliamo, deve essere proprio, proprio, proprio buono. Buonissimo. Adesso schiacciamo un pochino. Adesso l'impasto è pronto, adesso lo mettiamo su. Sopra la stagnola e lo stendiamo. Continuiamo a mettere. Così. Buona forma. Ok. Si mette in freezer per 6 ore. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono ritornato adesso che sono passate 6 ore, tirano fuori i salami dal freezer. Con gli ingredienti che abbiamo fatto si fanno più o meno questa quantità di salami. Iniziamo a tagliarlo. Il di dentro viene praticamente così. Adesso mettiamo l'effetto qua. Allora, i salami si possono scegliere dai nomi da dargli e anche delle forme. Si può fare il salame Milano, il salame Stolghino, il salame Golfetta, il cacciatore pediniere. Ah no, è una nave quella. Volevo dire il cacciatorino. Buona merenda a tutti, ciao.